Ciao ragazzi, benvenuti in Moto Hard, Cool, qualcosa, Easy, eccetera, eccetera. Gare malate numero 257 in moto, appunto, però questa gara non permetteva le collisioni, quindi non lo so, vediamo un po', là vedo già cose strane, quindi forse era un bene non poter scegliere le collisioni e come notate oggi ho voluto scegliere la Bati RR. Credevo di non morire e invece ho fatto una bruttissima, ma veramente brutta fine. Dai, avanti! Ma porca vacca! Riproviamoci, il terzo tentativo è sempre quello giusto. Mi tirava giù come veramente, raga, se non ci fosse un domani qua la gara. Stai su, stai su. Ok, via, allontaniamoci da qua, che qua la gente poi muore. Ok, ok, va bene, dov'è il bel checkpoint? Dai, qua sopra il checkpoint. Ah, l'ho già preso. Ok, avanti così. Come secondi? Veramente? Cioè, si sono fracassati tutti e io sono adesso il primo. Però i mega recuperi, i mega recuperi in azione, raga. Ok, forse era un bene non avere le collisioni, così qua uno può destreggiarsi come vuole. È un testa a testa questo, eh. Ok, checkpoint preso. No, maledetto gradino. E che cavolo! Dai, che è una cavolata! Oh, raga, non riesco a fare... Oh, là. Cioè, io che non riesco a fare un gradino mi sembra una cosa... Ah, perché qui c'è... Oh. Oh! Sono bloccato, raga. Cioè, ma voi ci credete? Chiaramente nei punti più semplici uno trova le difficoltà. A me non mi sembra vero. Vara che scivola! Alleluia, ce l'ho fatta, oh, sesti. Porca vacca, un punto così. Gli altri avranno già concluso, mi immagino. Cioè, io, boh. Ah, non è ancora finito? Vabbè, qua posso scendere così tranquillo, no? Checkpoint! Ma che cavolo. Vai, giù così. Bello sto punto, va che roba. Porca vacca. Dai, quarti, davanti al terzo, l'importante gradino del podio come sempre, raga, eh. Io punto al gradino del podio. E quella cavolo di roba era devastante. Se io faccio così e cheato. No! Ero primo? Io devo fare esattamente... così! E non si muore e non frena. Alleluia, dopo un quarto d'ora sono riuscito a respawnare. Grazie mille, gioco. Ti voglio bene anch'io. Fortuna che nessuno ancora ci è riuscito. Ok. Olè, checkpoint preso. Siamo primi, raga. Siamo primi! No. Ah, devo tornare indietro? Favoloso, favoloso. Fortuna che non c'è nessuno. Vabbè che poi comunque senza collisioni. Un altro ce l'ha fatta. Un altro maledetto ce l'ha fatta. Ah, non morire che sennò perdi tutto il vantaggio. Mannaggia, oh. Dove devo andare? Dove? Ah, le spirali?
Ma porca vacca, oh. Oh là. Ok. Ma gira! Fermati. Ok. Siamo sulle gomme Atomic. Sembra semplice, però che non sia come quell'altro, cavolo, di salire lì sulla gru. Ah, è semplice la gru, l'ho fatta in 8500 gare malate, saltare sulle gru, e invece andiamo così in prima posizione di cattiveria. Avanti, vai con l'impennatozza, vai con l'impennatozza. Dove devo andare? Ah, è là il coso, ma dai, oh. Ah, magari così? Reso. E adesso ah, ste robe? Vabbè, dai, in moto sono più che fattibili. Però sono spettacolo. Ah, qua. Oh, dicevo, ma dove cavolo devo andare? E poi era qua il checkpoint. Va bene. Ci si perde veramente nelle piccole cose qua avanti. No, non posso perdere tutto questo tempo prezioso, raga. Non posso perdere tutto sto tempo prezioso. Ok. Accelera, perfetto. Oh! Dammi il check avanti, dov'è il maledetto checkpoint? Sono nella direzione giusta, sì. No, adesso ste robe che non, dove non vedo. Cosa sono? Mannaggia, oh. Cose che trollano addirittura. Ule! Per fortuna che sono andato via dritto, sennò volavo. Pallone da calcio 1, 2, 3, 4. Ah, cavolo, pensavo di volare. E invece si scende giù così. Ah, è là il check. Ma porca vacca, dai che non muoio. Difatti, stavo anche schiacciando triangolo. E andiamo a concludere in prima posizione. Ed eccoci qui, nella seconda gara ci troviamo a Fort Zancudo. Ebbene sì ragazzi, guardate dalla minimappa, riuscirete a magari notare Fort Zancudo soltanto dalla minimappa, perché qua siamo in una gara favolosa, tutta al coperto. È una gara GTA, quindi spero che la gente non faccia cavolate tipo io adesso. Occio. No, porca vacca. Ma che cavolo. Maledetti. L'ultima piazzata lì. Ok. Quello lì non so da che parte è andato. Forse è andato. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cavolo. Che qua fanno esplodere tutto questi. Cavacca. Esisterebbe bene anche un modo per sistemarsi tutto quanto il proprio inventario. Olè, ne ho distrutto uno. Ciao bello. Una ricompensa per Beastard. Attenzione, attenzione, attenzione. Il traguardo! Boom! Ah, ok, finito. Ed eccoci giunti nella terza e ultima gara. Spero che questo episodio magari non duri troppo, ragazzi.
Questa gara qui dovrebbe essere attorno ai 5 km qualcosa, con le collisioni, questa volta è senza GTA, quindi era da un po' di tempo, ragazzi, che non vi portavo appunto una gara GTA dove c'erano un po' di esplosioni. Guardate questi con la scia, porca vacca, quello con la scia. Vai, oh! Vai! Correggi la direzione. Vai! Avanti, avanti, avanti. Sì, è quello. Ha fatto proprio... Ma che cavolo? Lo sborone. Ed è passato avanti a tutti. Ma non c'è più nessuno dietro? Occio, non toccare. Perfetto, quello non ha il controllo dell'auto, manco a pagar l'oro. E andiamo così avanti, raga. All'inseguimento del primo. Pallone da calcio, si curva su da questa. Ok, speriamo poi che non bisogna curvare a sinistra, insomma sono fregato. Ok, sempre da questa, sempre da questa. Perfetto, no, adesso passa quello in mezzo, lo colpisco? No, per fortuna, no, perché con la mia solita fortuna potrei prendere un... Eccolo lì, eccolo lì. Sia io che lui non stiamo sbagliando assolutamente nulla. Ho appena parlato. Maledetto, maledetto. Vara, si è messo il nostro su quella cavolo di macchina. Fortuna che c'è solo un giro, dai raga. Così lo andiamo subito a prendere, perché questa gara dura veramente tanto, come vi ho detto a inizio video. E io, basta, con quell'incidente là mi sono bruciato la prima posizione. Mannaggia, mi sono completamente bruciato la prima posizione, raga. Purtroppo è andata così, però due primi posti e un secondo posto possono andare bene. Primo! E invece no, noi siamo... Vogliamo il triplete. Il tris. Voglio il tris di vittoria. Andiamo, raga, andiamo. Speriamo di non failare, perché là c'è qualcosa di strano. Allora andiamo giù con calma. Con calma. Con calma. Adesso c'è il viola, il nero, il bianco, di nuovo il grigetto, il giallo, il verde. Ok, mi ero già preso. No! Sentivo io il sesto senso. Vara, perché? Non va più la macchina! Vabbè. Allora dimmi, gioco, che mi odi, dimmelo. Dimmi, no, Listar, non ti voglio far vincere tre volte. Non ti voglio far prendere il tris di vittorie. Me lo dici già all'inizio. Vara, che con la scia non riesco a prenderlo. Ma stiamo scherzando? L'ho sparato in Cina. Peccato che il primo è già andato avanti. Peccato. Un po' mi dispiace, raga. Mi dispiace veramente tanto. Però va così. La macchina si doveva fermare al 100%. Era bloccata a terra. Vabbè, abbiamo perso così, per un soffio. Eravamo vicinissimi, raga. Eravamo stra iper vicini. E così si conclude l'episodio, ragazzi, qua a Santa Monica. Questa cosa qui non l'ho mai vista. Ci credete? Questa cosa qui io non l'ho mai e poi mai vista. A posto, ragazzi. Io vi saluto qui dal molo di Santa Monica. Se siete curiosi di vedere Santa Monica in realtà, andatevi a vedere i miei vlog, perché qua ci sono stato ed è identico. È una cosa spettacolare. Spero appunto che l'episodio vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi pollicioni su, commentate, condividete. Qua la vista è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.